È evidente che l'arratto c'è, basta dire che in 2 mesi abbiamo superato tante di quelle difficoltà, perché ci tenevamo a poter consegnare in questa parte della città un centro di raccolta come questo, che è assolutamente all'avanguardia, ha qualcosa in più anche rispetto agli altri, perché frattanto sono passati 2 mesi, ahimè abbiamo avuto un periodo di stasi sui centri di raccolta, ma adesso stiamo recuperando, oggi inauguriamo questo. Tra un mese e mezzo all'incirca andiamo ad inaugurare un altro a Via Basile, e se ce la facciamo prima della fine di questa sindacatura ne facciamo anche un tempo. All'interno noi intanto portiamo tutto quello che è la raccolta differenziata, quindi facciamo conto. Intanto i famosi ingombranti, materassi, stanze da letto, cucine, perché la gente si diverte, frigoriferi e quant'altro. Allora, tutti questi ingombranti, poi abbiamo tutta la parte che ha a che fare ovviamente con l'elettronica, quindi i vari RAE e con la parte elettrica, poi abbiamo anche la plastica, poi anche vetro, poi anche carta cartone, legno. Ci sono state polemiche da parte del consigliere Mineo di Forza Italia, non ho il piacere di conoscerlo, non è una cosa, però io capisco che questo è un momento in cui ognuno ovviamente cerca un poco di pubblicità. Primo, dire che è un mese che qua ci sono dei cattivi odori non è esattamente la verità, perché ancora deve andare in esercizio questo centro di raccolta, quindi probabilmente, forse, non so chi lo avrà detto, che c'erano dei cattivi odori da qualche parte, ma certamente non emanavano da qui. E altro, è ovvio che per esempio anche la parte organica noi la portiamo qui, quello che discende dalla raccolta differenziata. Ma attenzione, dentro il compattatore l'umido è sottovuoto, nel momento in cui viene portato qua e finisce nei relativi cassoni, anche là è sottovuoto, e la fattispecie dura al massimo 48 ore. Credo che sia un importantissimo passo, un'altra postazione che si unisce a quelle presenti in città, che certamente contribuirà ad offrire una serie di servizi ai cittadini. Speriamo che i cittadini in qualche modo sappiano utilizzarla e che si possa mettere anche un punto ai tanti conferimenti da parte di incivili in questa città, che oggettivamente sono imbarazzanti. Un centro di raccolta che si affianca a quello di Borgo Vecchio per quanto riguarda l'ottava circoscrizione, ma non sarà un intervento isolato. Sono una serie di interventi che già RAP sta facendo, e per questo voglio esprimere apprezzamento all'amministratore unico di RAP. Si sta facendo un grande lavoro in sintonia con l'amministrazione comunale. Questo è un passo in più in avanti, oggi lo vogliamo in qualche modo inaugurare con la città. Un passo in più però criticato da parte delle opposizioni. Il consigliere Mineo di Forza Italia si è unito con i residenti per dire no a questo centro di raccolta, lei che ne pensa? L'amministrazione va avanti con un piano importante di aperture di centri di raccolta, credo che questa sia la conferma che intendiamo andare avanti. Un'ultima domanda relativamente, diciamo, alla questione sindacati e gli extracosti RAP, diciamo, ci sono dei rischi per l'azienda, il comune che intende fare per tutta la vita? L'amministrazione sta seguendo con grande attenzione, l'assessore Marino sta seguendo insieme all'amministratore unico, perché ci siano tutte le condizioni per trovare una soluzione.